Ciao a tutti ragazzi, c'è Iflex che vi parla ed oggi siamo qui per esplorare i server moddati su Minecraft console. Incredibile, incredibile. Allora, il server è stato offerto da Shark, mi raccomando mandategli l'amicizia se vi serve, farà giocare tante cose moddate e ora lo esploriamo insieme. Allora, in questo server ci sono veramente veramente tante mod. Allora, iniziamo ad esplorare. Allora, io vi faccio vedere un po' com'è fatto sia a livello estetico sia anche le cose sull'aspetto mod eccetera. Allora, qui vabbè abbiamo degli alberi siamo qui nell'alta montagna, no? Qui fatto tutto con gli effetti. Comunque credo che sia fatto con Word Edit, perché non credo che una persona normale faccia queste cose. O ci nerda dalla mattina alla sera o niente. Questi alberi sono piccolini, ma sono veramente molto molto carini. Vabbè, qui comunque abbiamo tutta questa recinzione, che sarebbero tutte le montagne. Ovviamente tu resterai rinchiuso qua dentro, ci sono delle mura e non puoi scappare. Io vi sto facendo vedere questa parte perché gentilmente mi ha messo in creativa per esplorare comunque il mondo. Tra l'altro qui non c'è pianura, non c'è nulla, siamo nel vuoto e questa è tutta la parte sotterranea. Qui abbiamo delle boh, non lo so che cosa sono queste cose, però questa è una chiara dimostrazione che è fatto con Word Edit. Qua sotto, sì, ok, qui abbiamo tutta. Ok. Allora, usciamo fuori allo scoperto, così vi faccio vedere tutto. Allora, ecco qua. Usciti. Comunque, attorno avevamo tutte queste montagne e tutti questi confini. Poi si entra dalla parte di dentro e abbiamo questa specie di arco o di ponte, come volete chiamarlo voi, che è veramente un qualcosa di eccezionale. Qui si sale tutto attorno, cioè qui si sale dalla montagna, si parte di qua, con una lunga scalinata ci porta a questo arco molto molto bello e poi attraverso un'altra scalinata molto ripida e molto bella si scala la montagna e si arriva a questa specie di ponte. Tra l'altro, guardate, prendiamo questi effetti e guardate come si corre, proprio come i pazzi, guardate quanto si corre veloci. Cioè, è proprio incredibile. Non sono le classiche velocità che ci sono su Minecraft PS4, ma è proprio una velocità moddata, quella dei server. Quindi già c'è la prima cosa per quanto riguarda l'aspetto mod. Queste specie di particelle che ti danno effetto velocità. Guardate qui come si corre, mamma mia, la Formula 1, incredibile. Comunque abbiamo questa specie di ponte molto molto bello. E qui abbiamo una specie di disegno. Non ho capito sinceramente cosa sia, ma sarà tipo un simbolo che è veramente molto figo. Tutto ovviamente fatto con i cespugli che ci stanno veramente un botto, anche un server PvP. Tipo ci sono delle cose. Ora vi faccio vedere meglio, ora vi spiego, ciao. Quindi qui abbiamo questa specie di testa che sputa della lava e la porta lì in basso. E poi qui abbiamo una grotta, la strada ovviamente fatta molto bene con questa argilla. Allora, noi abbiamo degli smeraldi e queste specie di cose. Non si vede da qua come si chiamano, comunque hanno infinito 10. Queste serviranno per contattare i villager. Aspettate, ma queste. Incredibile. Belli, abbiamo anche degli scheletri moddati che tipo controllano tutta la zona. Bello, veramente bellissimo. Veramente bello. Poi vabbè, qui si scende attraverso la grotta. La cosa invece di più è la strada. La strada ci sta un botto fatta così. E poi arriviamo in questa specie di villaggio con delle case fatte molto molto bene, molto belle. Abbiamo anche questa specie di torre veramente eccezionale, bellissima. Ovviamente questo server dovrebbe essere utilizzato anche per fare gli Hunger Games e tanta tanta roba.
Qui abbiamo un drago che esce dall'acqua, cioè assurdo. È da notare le mucche, vai, impazzisci, impazzisci, impazzisci. Perché non si muove? Perché non si muove? Dai, prima si muoveva. Guarda, incredibile, vola. Assurdo, assurdo, incredibile. Poi, qui abbiamo tipo queste cose. Gli armo stand, però modificati. Tipo lui con la mano aperta che tiene queste cose servono per comprare dei villager. Ciao. Quindi, vi faccio vedere un po' come funziona. Qui abbiamo anche degli alberi molto ma molto belli. Qui abbiamo questa specie di fiore e tu spawni qua, vi faccio vedere da dove. E niente, qui abbiamo sempre la scalinata di prima. Ora vi faccio vedere il luogo di partenza del server. Allora, tu quando entri nel server spawni in questa piccola lobby. Abbiamo intanto questi armo... perché non c'è la testa? Comunque abbiamo questi armo stand veramente bellissimi. Sono veramente molto molto belli. E qui ci dice quello che deve dare senza raccogliere il drop. Questa è un'altra mod. E ci dice le cose che ci scambiano i villager eccetera in base agli oggetti qua. E questa è una cosa incredibile. Quindi noi dobbiamo andare dai villager con... Ecco, questo ad esempio per l'armatura in diamante ci servono... No, non ci servono per lui. Ecco, per queste armature ci servono, ecco, i drop che abbiamo raccolto prima. Ecco, come potete vedere, zoomato in questo momento. E vabbè, qui abbiamo una specie di fontana, ma guardate, c'è una barriera. Non si può uscire. Tu da questa lobby non puoi uscire a meno che, vabbè, voli, eccetera. Guardate, faccio vedere anche meglio. Vabbè, di qui non si può uscire. Però, vabbè, uno di qui può morire, vabbè. Oppure può bruciare dei drop che non gli servono. Vedete qua, uno non può uscire. Non si può scappare. Oppure, facciamo finta che tu, vabbè, scavalchi, arrivi qua. Non puoi uscire. È tutto recintato dalla barriera. Ora, vi faccio vedere un altro aspetto delle mod. Ciao, sì, non mi puoi attaccare. Allora, tu... Ecco, di qua. Però levati per favore. Ecco, attraverso questo portale ti collega a questo punto spawn dove ti fa arrivare in questa piccola cittadina dove puoi combattere con gli altri avversari e rubargli il loro drop per farsi ovviamente le armature sempre più forti. Anche tipo un gioco, cioè tu ci passi le ore. E quindi questo qua ti fa spawnare. Quando tu schiacci questo, e per arrivare qua, quindi stavo dicendo, tu avevi schiacciato quella precious plate per arrivare in questo luogo, ti dà ti dà uno di questi che ti serve ovviamente per comprare l'armatura. Poi da quell'armatura puoi comprare altre cose, tutto una catena. Per comprare una cosa, poi ti compri un'altra e diventi sempre più forte. Qui abbiamo dei cartelli, ma comunque è un server inglese. Poi qui abbiamo... No, questo qua ci fa sempre spawnare nella mappa. Quindi aspettate un attimo. Devo cercare. Ecco, di qui. Allora, noi andiamo di qua. A parte qui abbiamo un altro villager. Il kit per partire. Lo starter kit. E dopo qui abbiamo questa specie di ingresso. Con dell'acqua. Con questo tunnel. Che ci porta a degli altri armor stand modificati. Ecco qua. Poi ora entreremo in questo portale. Quindi si scende tutto con le librerie, tutto fatto in una maniera epica, veramente fatto molto molto bene. Mi dite che questa terra qua. Forse se la sono dimenticata. E niente, qui allora ho tirato una laggata, però vabbè, abbiamo anche dei cartelli, vabbè, i cartelli si possono fare senza mod, ci sono tipo dei codici. E qui abbiamo degli altri portali, ora li andremo a guardare tutti insieme, qui sempre. Degli armor stand modificati senza la base di sotto. Poi qui abbiamo sempre un armor stand che ci indica da questa parte dove abbiamo un villaggero use box to, vabbè, tipo ci dà queste cose interessanti. Dopo, vabbè, qui finisce il corridoio ma non c'è più nulla, però dobbiamo notare l'aspetto della costruzione e l'aspetto delle mod. Ci sono veramente tantissime mod in questo server ed è fatto veramente molto bene. Ad esempio, entriamo in questo portale e ci porta qua nella lobby. Ci sono proprio dei portali che ti collegano. Noi abbiamo
nella vanilla normale i portali del Nether che ci collegano dal mondo normale al Nether, ma qui proprio ci collega da una parte all'altra del mondo con il portale dell'End, cioè è assurdo. Comunque, quando tu c'è le mod, queste cose le puoi fare tranquillamente. Abbiamo anche dei fari sparsi per la mappa, eccetera. Qui abbiamo sempre un altro che indica questo drop. E quindi niente raga, per questo video è tutto, è veramente un signor server, è fino ad ora il migliore che ho visto. Avevo visto il server moddato, tra l'altro vi lascio il video in descrizione, che era bellissimo, ma questo lo ha superato perché ci sono molte più mod e poi è fatto anche molto meglio. Quindi raga, per questo video è tutto, spero che il server vi piaccia, sempre qui abbiamo degli altri drop perché i giocatori sono morti. E quindi niente raga, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, da Hypex è tutto, bella.